a calcio bocce, sì, no, possiamo dirlo, però poi cavolo, giovedì scendi in campo, migliori giornata dopo giornata e pure trovato il gol. No, sicuramente quell'episodio lì è stato divertente, durante defaticante. Adesso mi metterò d'accordo con Ciccio che lo facciamo tutte le settimane, quindi magari è di buono spiccio. Come l'hai visto il gol? Devo dire che è un Parma che, l'abbiamo detto spesso, tutti i giocatori devono farsi trovare pronti, ma non solo quando vengono chiamati dal mister, ma in questo caso ti sei trovato il pallone tra i piedi, ma insomma con una freddezza incredibile hai superato il portiere avversario. Se devo dire la verità, lì sul momento, dopo che Messina aveva cacciato in porta, ho visto il pallone lì sul sinistro, poi me l'ero portato un po' avanti, dopo non ho capito più niente, ho cacciato e basta. E sono esploso come i bambini quando segnano nei campioni. Quindi non ti ricordi nulla di niente. Ho capito. E oggi ne abbiamo parlato anche con Apolloni, con Caccioli. È stata una partita veramente difficile, molto anche più brutta, se possiamo definire così, rispetto a quelle passate. Il Parma però ha vinto anche oggi, è un segnale forte, forse sì, anche per la è un segnale forte perché siamo una squadra che si adatta sia ai campi belli che ai campi brutti, abbiamo giocatori di qualità ma anche giocatori pesanti che danno struttura alla squadra. Siamo contenti di aver dato questo segnale alle altre squadre, così magari non so se si può parlare di una piccola fuga, però già siamo montati sulle altre squadre e siamo contenti di questo. Tocca portare le paste con qua. No, stasera sa che vado a cena con i ragazzi, però domande? Se